Desidero davvero esprimere un ringraziamento non rituale alla CISL per l'invito che mi avete rivolto a intervenire e porgere un saluto al vostro 19° congresso federale. Sono davvero lieto di essere qui per rinnovare alle delegate e ai delegati il benvenuto della città di Roma, che vi è già stato espresso ieri dalla vice sindaca Silvia Scozzese. Saluto Luigi Sbarra e tutti, diciamo, gli esponenti della CISL nazionale e di Roma e del Lazio, con i quali stiamo lavorando davvero in uno spirito positivo di grande collaborazione nella difficile ma appassionante sfida di rilanciare Roma come parte fondamentale della capacità di rilancio del Paese. Io sono poi davvero contento di essere qui, perché anche nella mia precedente occupazione ho avuto modo di apprezzare la collaborazione fondamentale in passaggi drammatici della vita del Paese, che è stata decisiva. Non ricordo molto bene riunioni impegnative durante il momento più acuto della pandemia, in cui la capacità di dialogo e di concertazione col sindacato, con le forze del lavoro, con le imprese, contribuì, in modo che forse non c'è neanche piena consapevolezza, a consentirci di reggere l'urto di una pandemia che avrebbe rischiato di travolgerci. E quell'intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su come gestire il lockdown, fu decisiva anche nella nostra capacità rispetto all'Europa di mostrare il volto di un paese coeso, che seppe quindi anche chiedere e ottenere un cambio di indirizzo delle politiche europee, che fu alla base poi della capacità che avemmo di realizzare politiche espansive, politiche anticicliche, di fare appunto alcune cose che sono anche indicate nel documento così ricco e approfondito che avete, che è alla base di questo congresso, di politiche pubbliche attente alla tenuta e al rilancio del modello sociale europeo e basate su un forte impegno a valorizzare e rilanciare i fattori produttivi e a mettere al centro la dignità, il peso e il ruolo del lavoro. E questa postazione che ci ha consentito di reggere come Paese una sfida drammatica, a maggior ragione adesso deve essere al centro della stagione del rilancio degli investimenti da una parte, ma anche della sfida di un contesto internazionale segnato dalla drammatica, inaccettabile aggressione russa all'Ucraina, con tutte le implicazioni che vediamo e che conoscete molto bene sulle filiere produttive, sui prezzi, sul potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. E quindi in una stagione come questa, dove in modo così forte si intrecciano opportunità senza precedenti, perché noi anche col cambio di indirizzo delle politiche europee a cui voi avete concorso abbiamo davvero l'opportunità di mettere in campo una stagione di investimenti pubblici e privati senza precedenti per portare il Paese sulla frontiera dell'innovazione, della sostenibilità ambientale, della riduzione delle fratture delle sociali e territoriali. Abbiamo quindi un'opportunità davvero unica, ma dall'altra parte di nuovo il nostro tessuto sociale, produttivo, territoriale è sottoposto a forti tensioni, a forte spinte, e quindi se non si mette al centro, come voi giustamente dite, la centralità del lavoro e anche l'attenzione alla questione salariale, del potere di acquisto delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, ma nel quadro di una politica di concertazione che punti allo sviluppo delle forze produttive, alla creazione di lavoro, di impresa, di investimenti, di innovazione, quindi una politica
non solo difensiva, ma una politica che guarda avanti e che mette in campo tutte le forze sane, tutte le forze dell'impresa, del lavoro, associate, i corpi intermedi, dentro una strategia comune e condivisa. Se non si fa questo, noi rischiamo anche di dissipare, diciamo così, quanto siamo riusciti a realizzare insieme, quanto molto positivamente il governo Draghi sta facendo in questi mesi così impegnativi di lavoro. E quindi è giusto guardare anche, so che l'ha fatto il Presidente del Consiglio questa mattina, ad altre stagioni in cui una politica di concertazione ha saputo salvare l'Italia e metterla sulla barra europea dello sviluppo, e noi dobbiamo farlo oggi. Dobbiamo farlo oggi con la consapevolezza che la prosecuzione delle politiche espansive di sviluppo e di investimento e di solidarietà dell'Europa, anche oltre il Next Generation EU, dipende anche dalla credibilità e dalla nostra capacità di fare e di mettere a terra gli investimenti che ci siamo conquistati di poter realizzare, anche finanziati in parte da debito comune europeo. E dobbiamo farlo sapendo che poi questa sfida riguarda i grandi temi nazionali, ma poi ha un punto di caduta anche in quelle che sono anche veri e propri laboratori e frontiere della capacità del Paese di fare un salto di qualità. E da questo punto di vista permettetemi davvero di ringraziare la CISL, i suoi esponenti, i suoi dirigenti, i suoi lavoratori, per lo spirito di grande collaborazione e impegno nella battaglia di fare di Roma non più il problema di questo Paese, ma invece una città che, ripartendo, aiuta anche l'Italia a ripartire. Lo stiamo facendo con un assunto di base che credo condividiamo e che noi abbiamo voluto mettere al centro, che non è vero che la condizione per farlo è quello di rinunciare al dialogo e alla valorizzazione di chi lavora per l'amministrazione, per le sue aziende, e che al tempo stesso la scommessa è stata che proprio sulla base di questa condivisione delle scelte, questo dialogo è un dialogo che può portare non alla stasi ma al cambiamento, non a guardare indietro ma a guardare avanti, anche compiendo scelte necessarie e coraggiose. Permettetemi anche di esprimere il vostro ringraziamento per il sostegno anche alle nostre scelte importanti e necessarie di mettere mano finalmente al fatto che Roma è la città che non ha impianti per l'economia circolare e che spende soldi e inquina per mandare i suoi rifiuti in giro per l'Italia e per l'Europa. E noi invece vogliamo farne una risorsa e produrre energia pulita dai rifiuti e poter investire di più sulla qualità della pulizia delle strade e anche sulla qualità del lavoro di chi concorre a rendere la città più pulita. Faccio solo questo esempio, ma ci sono tanti, perché poi noi stiamo lavorando insieme nella cornice di un patto per il lavoro e lo sviluppo, un patto che per noi non è questo è quello che l'amministrazione vuole fare, prendere o lasciare, ma definiamo insieme la cornice strategica su cui, sulle filiere produttive, sulle scelte amministrative fondamentali, sulla capacità anche di valorizzare il contributo di chi lavora e anche di affrontare temi importanti che hanno visto troppo spesso in questa città situazioni di compressione dei diritti del lavoro, situazione di scarsa attenzione alla sicurezza, situazione di massimi ribassi, situazione di subappalti senza garanzie, affrontando con serietà la questione della dignità del lavoro nel quadro di una strategia di sviluppo e di innovazione che deve vedere tutte le forze di questa città andare nella stessa direzione, che è quella poi della linea degli investimenti del PNRR, che è quella della sfida del Giubileo, che è quella della prospettiva dell'Expo, che è quella di una città più vicina ai cittadini e al tempo stesso capace di recuperare un orizzonte
internazionale e un ruolo nazionale ed europeo e globale. Io penso che con lo spirito che stiamo insieme dimostrando in questi primi mesi di lavoro difficile, complesso, in cui ci sono tante questioni, ma in cui credo poi nel dialogo anche ciascuno mostra la capacità di ascoltare e di fare un passo avanti. Penso al lavoro impegnativo che stiamo facendo su un tema come multiservizi, cui il dialogo per me è estremamente importante. Stiamo tutti insieme cercando di guardare avanti e di compiere scelte importanti. Io penso che con lo spirito che stiamo mostrando insieme in questi mesi di lavoro noi potremo, come capitale, dare un grande contributo alla sfida più generale del rilancio del Paese ed è affermare una nuova stagione di concertazione e di governo partecipato dello sviluppo che metta il Paese nelle condizioni di affrontare i suoi problemi storici e di esprimere fino in fondo le sue straordinarie potenzialità. Grazie davvero e buon congresso.